Inizia il conto alla rovescia per gli ultimi acquisti di Natale. Le tavole in cima con il menù delle feste, pesce alla vigilia e carne a Natale come tradizione impone. Maggiormente a Natale ordinano anguille, capitoni, astici, molluschi di ogni genere. Preparati? Preparati molti, dagli spiedini alle capesante gratinate, antipastini, insalate di mare, alici marinate. Pronte a soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente? Di qualsiasi cliente, siamo qui apposta. Mancano gli ultimi regali da mettere sotto l'albero. Da un'indagine Ipsos emerge che gli italiani si trovano a fare i conti con aumenti dei prezzi che si estendono a diverse categorie merceologiche. Ma cosa regaleranno? Al primo posto, con il 45%, si colloca la categoria relativa ad abbigliamento e accessori, con acquisti fatti principalmente in negozio. I miei propri clienti, per il regalo più costoso, preferiscono sceglierselo e metterselo sotto l'albero. Per i regali da fare, solitamente ho l'accessorio, che è più veloce e più facile da fare, che la sciarpa, il cappellino, il guanto, e sicuramente la maglia è la cosa più venduta, perché è il regalo più facile sicuramente da poter proporre. Cosa hai scelto di mettere sotto l'albero? Dei cappellini, delle sciarpe, dei guanti, cose utili se no. Per un Natale al caldo? Sì, un Natale al caldo, ma che riscaldi anche i cuori. E quindi anche dei libri ho preso, signora, che è la prima cosa, la cultura dovrebbe essere sempre la prima cosa. Abbigliamento sempre al primo posto? Abbigliamento sempre al primo posto, l'Italia è fondata sull'abbigliamento. Una collana che mi hanno regalato, che volevo da tanto tempo. Uso un pantalone di una tuta di Subdued. E basta questo. Gli abruzzesi dunque confermano il trend nazionale. Seguono i buoni regali con il 31%, per cui al contrario sono preferite le piattaforme digitali. Non mancano gli articoli di bellezza, anche quelli acquistati online, e ci sta chi non dimentica la buona tradizione alimentare. Spumanti, non panettoni però. Panettoni no? No, no, solo cose buone, cioccolatini, e vino, e anche pasta fresca, la mugnaia in particolare. Solo il 16% prevede di regalare un'esperienza per Natale 2022 con eventi, viaggi e attività. Va da sé, il più delle volte acquistata online.